know how to make them stop and stare as I fall out. The club ain't even. Amici ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento, salutiamoci, speciale viaggio all'interno del mondo commerciale. Come vedete siamo in compagnia di Luigi Catacchio, che da qualche anno, insieme ad alcuni amici, ha creato una realtà commerciale estremamente interessante, di cui fra un attimo parleremo. L'azienda è denominata Marcom SRL, e poi c'è il logo che CLM, Cosmetic Line Makeup, che poi, guarda caso, corrisponde in un certo senso anche all'acronimo che appunto risponde ai nomi di Luigi, Marianna e Carlo, che sono i maggiori protagonisti di questa avventura. Allora, Luigi, grazie naturalmente per aver accettato questa nostra proposta di intervento. Ecco, come è nata la vostra idea? Beh, la nostra idea è nata nel 2008, diciamo un po' casualmente, nel senso che io personalmente venivo da altre esperienze di tutt'altro genere, di tutt'altro ambito, e per una serie di evoluzioni di mercato in quel settore mi sono ritrovato, un po' per deformazione di studi, a guardare quello che il mercato proponeva per il futuro. E da una serie di calcoli, di valutazioni, è venuto fuori che il settore dell'estetica, della cura della bellezza, dell'apparire e tutto quello che ruota intorno a questo mondo, qualche anno fa, parlo del 2008, portava ancora delle prospettive abbastanza rosee. Prospettive che si intravedono tuttora, nonostante il grosso periodo di crisi, anche se c'è una concorrenza spietata, concorrenza che proviene ormai, è globale, proviene da tutto il mondo, con dubbie qualità, ma non sempre il fatto che siano prodotti di importazione, prodotti che vengono dall'estero, significa cattiva qualità. Il problema è che ci sono banditi in tutto il mondo. Senti Luigi, se tu mi permetti, allora, avevate condotto tu e i tuoi amici delle indagini di mercato dalle quali venivano fuori, diciamo, delle prospettive, come tu li hai definito, diciamo, estremamente interessanti. Poi ecco, nel giro di 2 o 3 anni, anche se tu ne hai fatto cenno, ma questa situazione come la vedi? Le situazioni sono migliorate oppure no? No, la situazione non direi che è migliorata rispetto a quelle valutazioni fatte nel 2008, perché nel frattempo si è aggiunta questa crisi globale che ha coinvolto tutti i settori, anche questo sicuramente, forse in percentuale minore rispetto ad altri ambiti, però ha coinvolto anche questo settore. Diciamo che una cosa è fare degli studi teorici, degli studi sulla carta, una cosa è mettere in piedi un'azienda e riuscire poi a ottenere dei risultati concreti. Sono due cose difficili da mettere insieme. Diciamo che le difficoltà che abbiamo riscontrato in questo periodo non appartengono al settore, appartengono ad altri ambiti, ad altri diciamo tipologie di difficoltà che magari, se avremo occasione e tempo in questa chiacchierata, tenteremo di sviscerare diversamente. Cioè, per capirci, il settore della cosmesi, diciamo della bellezza, dell'estetica, non è in crisi, ma magari vi sono, come dire, altre problematiche che vengono fuori. Sì, diciamo che la crisi che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni a livello mondiale ha portato sicuramente a una guerra dei prezzi, a un'apertura di frontiere, quindi prodotti, come dicevo prima, che arrivano dall'estero a prezzi ovviamente più competitivi per quello che è tutto l'iter della produzione che viene sviluppato in altri paesi, costo del lavoro, costo delle materie prime, costo dei trasporti, che in altre zone del mondo hanno delle incidenze decisamente inferiori rispetto a quelle che possono avere in Europa, non direi neanche soltanto in Italia. Il settore tira ancora, perché comunque viviamo ancora in una società in cui si vive molto di apparenze, di immagine, di apparire, per cui tutti, uomini e donne, una volta si pensava solo alle donne nel settore della cosmetica e dell'estetica, da qualche anno c'è una crescita esponenziale del mercato maschile, nel senso che anche gli uomini hanno imparato a curare
ognuno giudica a modo suo se è bene o male, se piace o non piace, però ognuno è libero giustamente di fare quello che vuole, di curare alcuni ambiti, alcuni aspetti che magari fino a qualche anno fa non costituivano per niente mercato commerciale. Sì, infatti, voglio dire, la cura di sé è un discorso che riguarda un po' tutti uomini e donne. Allora, entriamo più nel vivo, Luigi. Allora, voi vi rivolgete a che tipo di pubblico? Il vostro prodotto di che qualità è? Allora, noi siamo partiti, ecco, mi riaggancio all'inizio della tua introduzione, quando hai fatto l'acronimo del nostro marchio, CLM, in realtà è nato come Cosmetic Line Makeup, poi casualmente può essere interpretato in mille modi, perché noi ci chiamiamo con queste iniziali, perché le mie iniziali sono le stesse, perché ci sono tante interpretazioni diverse. In realtà il nome è Cosmetic Line Makeup. Forse un nome sbagliato in partenza, perché è un nome inglese. In realtà noi abbiamo puntato tutto sul Made in Italy, dalla produzione alle materie prime, a tutto ciò che è l'indotto che viene dietro alla linea che abbiamo creato, e abbiamo voluto rilanciare il concetto del Made in Italy, anche perché l'Italia, così come gran parte dei paesi dell'Europa occidentale, hanno delle normative molto più rigide, molto più severe dal punto di vista sanitario per quanto riguarda le garanzie che si possono dare ai consumatori. Quindi abbiamo voluto seguire questa strada e mantenere questo ambito, anche perché nella storia della cosmetica l'Italia, insieme a pochissimi altri paesi, è sicuramente all'avanguardia, per cui non è il caso di star dietro ai prezzi bassi che possono provenire da altri paesi a discapito della qualità. Quindi riteniamo, non vorrei sembrare presuntuoso, ma mi permetto di dire che parliamo di un livello di CLM di qualità elevata, però con l'obiettivo di mantenere i costi quanto più contenuti possibili, quindi alla portata di tutte le tasche, però fermo restando che stiamo parlando di una certa qualità. Un rossetto di un certo livello non può costare un euro lo troviamo sulla bancarella. Vabbè, vuol dire che metteremo sulle labbra qualcosa che forse è meglio non mettere, per cui se vogliamo garantire la salute, la qualità e tutto il resto, un minimo di costo ci deve essere. Poi abbiamo fatto delle scelte, superare tutta una serie di trafile commerciali, quindi tutte quelle che sono delle spettanze intermedie che alla fine non fanno altro che determinare un lievitare del costo di vendita, un aumentare del prezzo, ma alla fine stiamo parlando della stessa qualità. Quindi abbiamo voluto tentare di andare direttamente al consumatore, ridurre quanto più possibile i vari passaggi commerciali per mantenere un prezzo contenuto, ma senza sacrificare la qualità. Quindi un prodotto di qualità professionale, ma alla portata delle tasche di tutti, vero? Sicuramente sì. Non da bancarella come prezzo, però neanche prezzo spropositato. Anche perché, insomma, sulle bancarelle sei stato chiaro. Però ancora un'altra domanda, Luigi. Quali sono i vostri prodotti di punta? Beh, noi siamo partiti con il make-up. Quindi tutto ciò che riguarda i colori, il camouflage, tutto ciò che serve per poter in qualche modo farsi più belli, quindi dai rossetti agli ombretti, alle polveri, quindi ciprie, fard, terre, fondotinta, smalti, abbiamo una grande varietà di colorazioni di smalti e questa è stata la nostra partenza. Poi abbiamo ampliato la gamma perché il mercato ovviamente ti chiede sempre più di essere competitivo e soprattutto di dare un'offerta maggiore, e abbiamo ampliato su delle linee creme, quindi creme viso e creme corpo, e poi ultimamente ci siamo addentrati nel settore della ricostruzione unghie. Il nostro ultimo nato è lo smalto semipermanente, lo smalto gel, nato da pochissime ore, oserei dire. Su questo ci siamo fermati come produzione. Poi commercialmente abbiamo fatto tutta una serie di altre valutazioni, ma mi fermo qui se... Penso che tu sia stato più che esauriente. Allora, amici ascoltatori, ci fermiamo qui. Noi vi suggeriamo di seguirci ancora, perché questa è stata una puntata introduttiva, quella insieme a Luigi. Con lui ne avremo ancora qualche altro, perché poi scenderemo più nello specifico di alcuni prodotti che sicuramente meritano maggiori approfondimenti. Grazie e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.